Caccia decide di farsi rimpiangere dalla sua vecchia squadra. Su un allungo di Nappi il centravanti finta di spostarsi a sinistra, invece con un tacco acrobatico ed imprevedibile offre un delizioso appoggio alla corrente Doni, che spiazza tutta la difesa. Doni dimostra di avere grandi numeri nel suo repertorio. Salta contro gli arancioni di Andrea Agostinelli, la superiorità della squadra nero-azzurra non è mai in discussione. Servono soltanto qua. È ancora Doni a far scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, grazie a un destro violento che schizza sull'erba bagnata e non lascia scampo al portiere toscano. Intorno di Cara. E Doni a realizzare il penalty e a regalare ai bergamaschi il momentaneo. Ora di primo tempo, con Gallo, l'Atalanta sfiora il pareggio che trova in apertura di ripresa. Al quinto, azione sulla destra di Caccia, a Damiano Zenoni, che costringe all'intervento il numero uno biancorosso. Il cosiddetto gol della bandiera con Bianconi. Neroazzurri subito a segno, il fallo di rigore viene commesso su Doni dopo appena 27 secondi. È lo stesso Doni a battere Mazzi e a realizzare l'1-0. Bravo Mazzi, al 40° diagonale di Caccia che l'estremo difensore del Savoia neutralizza. Caccia allora ci riprova, ma sulla traiettoria si infila Doni, che realizza la sua personale doppietta. C'è già nel primo tempo e riesce quindi a conquistare il pareggio. È il 26° quando Cristiano Doni, servito alla perfezione da Fabio Gallo, porta 8 i suoi gol in campionato in questa stagione, realizzando la rete dell'1-1. E il fantasista atalantino contro il Cesene. Nappi crea scompiglio in area prima di servire Caccia. Bomber tocca all'indietro per Doni che dal limite batte il portiere. Tocca al 19°, lancio di Gallo, assist di Rossini e Doni mette la firma sull'1-0. Gol lo segna Doni, l'ex illustre di turno, al 40° del primo tempo. Gallo mette in area, torre di Rossini per Caccia che viene anticipato da Zanoncelli. Riprende Doni che con una spettacolare mezza rovesciata sblocca il risultato. L'Atalanta può mettere al sicuro Gigi Cagni. Il gol partita arriva in apertura di ripresa, al terzo. Caccia si vede respingere la conclusione da Lorieri, recupera palla e serve per Doni. Gran botta del fantasista e l'Atalanta è in vantaggio. La squadra scesa a Salerno aveva come obiettivo quello di fare il risultato positivo. L'Atalanta, vista in campo, ha dimostrato di meritare il successo. Occasionalmente. Il calcio di rigore questa volta è in favore dell'Atalanta. Comotto atterra Rossini e Doni realizza il gol del vantaggio. Da segnalare che il raddoppio arriva al 39°. Nappi salta due avversari ed entra in area mettendo al centro un rasoterra che Rossini, pur incespicando, poggia all'indietro per Doni. Bravo a calciare in porta e a infilare. Sori inserisce anche Ventola e i neroazzurri riescono a tenere alta la palla. Le conseguenze sono che Doni pareggia di testa. È il 23° e quando si poteva pensare al pareggio qual è il risultato finale. Atalanta passa a condurre. Al 21° tiro di Donati, Rossi non trattiene, Doni ne approfitta e l'Atalanta è in vantaggio. La vera palla gol, l'Atalanta la costruisce in chiusura di primo tempo. Invenzione di Morfeo, finta di passaggio a destra, palla spostata e quindi assist per Doni, che entra in area e calcia al volo battendo Ferron, che l'1-1. È rigore, batte Doni che supera Fontana sulla sua destra, nonostante l'ex portiere nero-azzurro intuisca la traiettoria del tiro. 5° della ripresa, ribalta aggancia Doni e per l'arbitro questa volta è rigore. Dagli 11 metri batte lo stesso Doni che realizza. Diverse le occasioni per i neroazzurri che subiscono il pareggio. Nel finale di tempo pensa la fa Cristiano Doni al 27° del primo tempo e per chi crede alla scaramanzia il 27 oltre a essere il numero di maglia del fantasista atalantino è anche il suo numero fortunato. La punizione che Doni si incarica di battere è precisa. Edoardo Doni va a segno realizzando un gol da cineteca, il gol che permette all'Atalanta di passare a condurre e di dimostrare tutto il suo carattere e la sua grinta. Al 38° ci può a pareggiare, lo fanno con Cristiano Doni che sfoga tutta la sua rabbia. Ma la squadra è molto nervosa, lo testimonia l'espulsione di Pinardi, subentrato al 20° della ripresa. L'Atalanta è in evidenza. E Cristiano Doni, al suo quarto gol stagionale, a mettere la firma, e che firma, sulla rete della cosiddetta tranquillità. Mancano infatti meno di 10 minuti al triplice fischio finale. E così infatti finisce 0-2 per l'Atalanta. Finalmente. Si scatena Cristiano Doni. Da cineteca il gol del pareggio che il fantasista realizza. E poi ancora lui, Cristiano Doni, che dopo 11 partite eguaglia il suo record di gol realizzati in Serie A, 7, va a segno per il gol del sorpasso, del vantaggio. Il gol che permette all'Atalanta di espugnare anche il Garilli di Piacenza e conquistare 3 punti.
In 4 partite la squadra arrivava sola a collezionare ben 10 dei 12 punti a disposizione, una media a dir poco da scudetto. L'invenzione di Colombo, ci pensa allora Doni a mettere tutti d'accordo e a realizzare un altro dei suoi gol da Cineteca, 1-1. Ma non basta, Doni viene atterrato in area da Guli, rigore. È lo stesso fantasista a incaricarsi di battere dagli 11 metri, 2-1. Nella ripresa l'Inter è impacciata, perlomeno nei primi 45 minuti di gioco. Poi la svolta. Manca una manciata di secondi alla conclusione dell'unico minuto di recupero deciso da De Santis per il primo tempo. L'Atalanta va a riposo sull'1-1. Il gol del pareggio lo firma ancora una volta il vice cannoniere della Serie A, Cristiano Doni, al 10° sigillo stagionale. Per il secondo tempo si ripresentano in campo due squadre completamente diverse. Si capisce che il Torino... C'è nulla al 13°. Dabò lancia per Doni, un lancio preciso per la testa del fantasista che controlla la posizione del portiere Emiliano e lo supera con un pallonetto altrettanto preciso, 3-0. E per ribattere dagli 11 metri Doni che realizza e porta l'Atalanta in vantaggio. Il Bologna... Sono a mezz'ora della ripresa e giocano l'ultimo quarto d'ora in scioltezza. La firma è quella del fantasista Cristiano Doni, il centrocampista più in forma del campionato di Serie A. E di questo si è accorto anche il commissario tecnico della Nazionale Azzurra, Giovanni Trapani. Secondo tempo 3 tiri in porta, il primo è di Doni che dimezza lo svantaggio e riapre la partita. E se proprio Doni ha così la possibilità di inserirsi, e proprio da uno dei suoi inserimenti arriva il gol dell'1-1. Un gol che impaurisce l'Udinese e carica di contro l'Atalanta, che in questa partita, va ribadito, ha il merito di credere nella possibilità di vincere sino alla fine. Montella. L'Atalanta salva l'onore al 38°, calcio di punizione indiretto in area romanista, Pinardi per Doni, finisce così 3-1. E per Cristiano Doni, 16° gol stagionale.